Si è concluso ed è stato presentato alla città, dopo quasi due anni di lavoro, il percorso partecipativo nell'ambito del progetto Urbact Second Chance, finalizzato al recupero del complesso della Santissima Trinità delle Monache, meglio conosciuto come ex ospedale militare. A tal fine, da dicembre 2016, hanno collaborato cittadini, associazioni, professionisti, enti ed imprenditori che hanno favorito il riutilizzo temporaneo di quegli spazi e messo a punto idee e proposte per la riqualificazione del complesso. Un progetto che è stato finanziato da Urbact, quindi vale a dire da Commissione Europea, ancora una volta tante associazioni, tanti cittadini che hanno preso parte a un processo di progettazione partecipata per dar vita nuovamente all'ospedale militare, all'ex ospedale militare. Tante sono le azioni che già sono state intraprese, come il recupero di alcuni locali, l'apertura della parte del parco che è l'antico parco dei quartieri spagnoli, ma soprattutto un processo di progettazione che vede tante idee per e tre obiettivi per l'ex ospedale militare che noi porteremo avanti ora, perché se termina qui formalmente oggi il progetto di Urbact 3 Second Chance, non termina qui certamente l'impegno dell'amministrazione nel portare avanti questi tre obiettivi, che si riassumono sostanzialmente nel recupero di tutta la rete ecologica e delle biodiversità che compongono la rete dei percorsi per arrivare dalla Certosa di San Martino alla struttura dell'ex ospedale, al recupero degli spazi interni dell'ospedale e alla generazione anche di nuove economie attraverso una cooperazione tra cittadini e istituzioni. Edificato nel 1600 per ospitare un convento e convertito in ospedale militare nel XX secolo, il complesso della Trinità delle Monache comprende edifici, giardini, cortili e spazi aperti abbandonati e inutilizzati dagli anni 90. La prima fase del progetto Urbact, che ha visto Napoli capofila di una rete di 11 città europee a confronto sulla rigenerazione dei grandi immobili urbani abbandonati, sarà oggetto di una festa che si terrà domani sera nel Parco dei Quartieri Spagnoli. Non termina l'impegno, andremo avanti e chiederemo anche incontri con la Regione, non solo, parleremo nuovamente con l'Europa, c'è grande attenzione da parte della Commissione Europea per il prosieguo del progetto e quindi andremo avanti.